Ciao a tutti. L'altra sera sono stato al cinema, sono andato a vedere Bohemian Rhapsody, il tributo a Freddie Mercury dei Queen. Bellissimo film. E tra l'altro questo film mi ha fatto un po' venire in mente i tempi andati, in particolar modo il 1989, che fu un anno particolare, fu l'anno delle grandi rivolte a Piazza Tiananmen in Cina, fu l'anno dell'abbattimento del muro di Berlino. Finalmente le due Germanie si univano assieme, facendo un cambiamento radicale in tutto quello che era la realtà politica dell'Europa. Era l'anno dei Batman, del film di Batman. Era il decennio dei cantanti famosi, dai Queen già citati, a Michael Jackson, ma era anche l'avvento del CD, innovativo strumento che sostituiva quella che era stata la musicassette che per anni era servita ai giovani per sentire la musica. Allora questo mi ha fatto un po' pensare di come si potrebbe mettere a confronto un periodo storico con l'altro tenendo conto delle variazioni sulle tecnologie. E allora rispetto a questo, la scommessa erano tempi migliori allora o sono tempi migliori oggi? E adesso lo vediamo. Proviamo a confrontare le auto di oggi con le auto di 30 anni fa. Partiamo dalla radio, dall'autoradio. Allora l'autoradio era un qualcosa di asportabile. Tu potevi avere l'autoradio con le musicassette, però te lo portavi via perché avevi paura che qualcuno, vedendolo, ti potesse spaccare il vetro del finestrino e quindi asportarti l'autoradio. Oggi praticamente gli autoradi sono incassati dentro il cruscotto e quindi questo tipo di problema non esiste. Chiaramente la miniaturizzazione ha contribuito molto a questo aspetto, ma allo stesso tempo, insieme all'autoradio incassato, ci sta pure il CD, che era stata l'evoluzione della musicassetta di allora. Ma non solo. Noi possiamo utilizzare le schede SD, piuttosto che le chiavette, per sentire la musica che abbiamo sul PC direttamente sull'autoradio della macchina. Un cambiamento incredibile è quello relativo ai navigatori satellitari. Oggi noi impostiamo un indirizzo e, salvo qualche imprevisto che anche a me è capitato, ti porta direttamente nella direzione che ti eri prefissato. Una volta io ricordo che dovevo usare delle mappe e col righello cercare di calcolare i chilometri e la strada più veloce. E sono cambiamenti significativi, come significativo è il cambiamento sulla sicurezza. Noi oggi abbiamo l'obbligo delle cinture di sicurezza, allora non c'erano neanche le cinture di sicurezza, ma oggi ci sono gli airbag che sicuramente hanno salvato tantissime vite umane. E sono tutti strumenti che una persona di allora, se li dovesse vedere, rimarrebbe chiaramente stupita. Poi c'è tutto il tema della comunicazione che uno può effettuare dall'auto tramite il cellulare. Chiaramente il cellulare è buona norma che non venga utilizzato in auto se non con l'auricolare o col Bluetooth, però capite che è un cambiamento radicale, dire butta la pasta che sto arrivando. Un altro cambiamento forte e significativo è sicuramente quello delle emissioni di monossido di carbonio. Allora erano 50 volte più inquinanti di oggi e quindi questo è stato sicuramente un salto di qualità enorme. Problema che noi da una parte facciamo le cose sensate e dall'altra facciamo le cose meno sensate. Immaginatevi il monossido di carbonio che può sprigionare da un SUV di parecchio peso, come circolano ormai nelle città, perché è diventato il SUV l'elemento più di moda. Io credo che queste cose ci debbano far riflettere, perché, come avete visto, miglioramenti ce ne sono stati. Ma l'intelligenza umana, continuando a fare i nostri paragoni delle auto, pensiamo alle autostrade. Queste sono cambiate radicalmente. Io ricordo anni fa che vi era una barriera a Finale Ligure,
Tu devi fermarti, pagare il casellante, proseguire il viaggio, arrivare a Savona, trovare un'altra barriera e così via. Devo dire che in Francia esistono ancora oggi queste barriere ravvicinate in molti casi con il personale. Chiaramente che con l'avvento del telepass questo problema è bello superato, anche se ci fossero le barriere, perché è vero che la barriera ti rallenta, ma in buona sostanza non hai l'obbligo del pedaggio, della monetina e quant'altro. E dal punto di vista tecnologico, un grande cambiamento è stato quello delle televisioni. Le televisioni esistono ancora, sia quelle generaliste che quelle locali, e per fortuna che ci sono, perché possono dare tutte le informazioni utili a tutti quanti noi. Però se l'andiamo a guardare da un punto di vista del pubblico, il pubblico si sta sempre di più orientando al Netflix della situazione, che ti dà le ultime novità in campo cinematografico, piuttosto che in DAZN, che dal punto di vista dello sport riesce a portarti a casa i contenuti solo con una connessione internet. Poi che vadano sempre bene queste cose non è detto, perché dipende molto dalla rete, e purtroppo la rete italiana la conosciamo bene che non è il massimo. Ma ancora, sempre nell'ambito delle comunicazioni, il cambiamento delle radio. Le radio erano, fino a poco tempo fa, solo in FM o addirittura in AM, quindi con risultati analogici dal punto di vista della comunicazione. Oggi anche le radio sono su internet e quindi chiaramente vi è un segnale molto più bello, e ma soprattutto tu puoi essere in Australia e sentirti la radio che arriva direttamente dall'Italia. C'è tutto il tema relativo ai telefoni cellulari, che hanno chiaramente soppiantato il telefono fisso di casa. Sempre meno in casa ci sono telefoni fissi, ormai si viaggia tutto sul mobile, così come esisteva allora il gettone, quindi chi non aveva il telefono riusciva a telefonare tramite il gettone telefonico o la scheda telefonica. Questi sono stati dei cambiamenti decisamente significativi e decisamente positivi, anche perché da un punto di vista economico i costi della comunicazione si sono ridotti notevolmente, essendoci anche molta più concorrenza di un tempo. Allo stesso tempo c'è tutto il tema legato all'editoria, ai giornali. Oggi i giornali sono molto in crisi. Sono in crisi perché se ne vendono meno. Sono in crisi perché ci si fa meno pubblicità sopra. Perché? Perché adesso tu su un tablet puoi tranquillamente leggerti il giornale, e questo ha due vantaggi: il fatto di averlo direttamente su internet, ma soprattutto non devo neanche andare fino dal giornalaio per comprare il giornale stesso. Questi sono cambiamenti radicali che però implicano anche tutta una serie di problematiche relative all'occupazione e relativa, secondo me, nel mondo della comunicazione, anche alle notizie studiate bene e non in maniera superficiale, giusto per riempire dei contenuti. Il mondo del libro è cambiato radicalmente per due motivi. Il primo, che esistono molti più titoli di una volta. Il secondo, che con l'avvento del digitale io praticamente posso ordinare da casa il libro e istantaneamente ce l'ho sul mio tablet o sul mio Kindle. Questo è un cambiamento radicale, perché non ho più i tempi di attesa e eventualmente anche che uno poi si dimentica o cambia idea. Io sono un lettore abbastanza accanito di libri, e in particolar modo di libri digitali, proprio per queste praticità che vi stavo raccontando. Devo dire però, nel mio caso, voi sapete che io ho prodotto questo libro un mesetto fa, e devo dire che sono stati comunque molti di più i libri cartacei che quelli digitali venduti, almeno questo nel mio caso. Un'altra considerazione che potremmo fare tra oggi e ieri sono gli stipendi. Allora, diciamo che un operaio oggi guadagna intorno a 1.200 euro al mese. Lo stesso operaio una volta guadagnava 350.000 lire. E se noi andiamo a fare alcuni confronti, giusto per riuscire a capire le differenze, cos'è che vediamo? Se noi prendiamo un videogioco di allora, poteva costare 230.000 lire. Un videogioco paragonabile chiaramente con altri contenuti di oggi, diciamo che costa 250 euro. In pratica ci volevano molti più soldi allora per riuscire
a comprare lo stesso prodotto di oggi. Prendiamo l'esempio di un PC. Oggi un PC basico costa intorno ai 450-500 euro. Un'olidata di alcuni anni fa costava dai 5-6 milioni e chiaramente c'era un abisso per la possibilità di poterlo comprare. Così come il tema della carne. La carne costava circa 7.600 lire al chilo contro i 10 euro di oggi. E sono differenze sostanziali perché con quello stipendio da 1.200 euro ci vuole un centoventesimo di quello stipendio per acquistare un chilo di carne oggi, mentre allora ci voleva un 46esimo dello stipendio stesso. Se noi paragoniamo una macchina, una Panda, chiaramente con le modifiche tecnologiche che ci sono state, allora costava circa 3 milioni e 700 mila lire. Oggi diciamo che con 7 mensilità si riesce a portare a casa la stessa Panda. Allora ci volevano almeno 10 mesi per riuscire a farlo. L'unico prodotto che non è cambiato in buona sostanza è il pane, probabilmente perché essendo un prodotto particolarmente povero di valore, di peso, di prezzo, allora costava circa 750 lire, 800 lire al chilo, oggi ci vogliono circa 3 euro, quindi è rimasto abbastanza bilanciato questo discorso. Cos'è che però possiamo dire rispetto a questi numeri appena raccontati? Allora, che sicuramente da un punto di vista economico ci abbiamo guadagnato, si fa meno fatica, ci vogliono meno ore di lavoro per ottenere dei prodotti. Il grande problema di oggi però è un altro, e il grande problema è la disoccupazione giovanile. Cosa che allora non avveniva perché era sicuramente un'Italia in forte crescita, in forte sviluppo, ma sicuramente il problema della disoccupazione giovanile dovrà essere affrontato. Bisogna che i nostri politici si mettano in testa di studiare delle strategie per riuscire a creare posti di lavoro per i giovani, perché se no è inutile aver migliorato economicamente la nostra situazione, la possibilità di consumare di più prodotti, se poi non ci sono le condizioni di avere uno stipendio adeguato. Io vi ringrazio e alla prossima.